Quello che ci preme è chiarire ai ragazzi che le libere professioni non sono un retaggio del passato, ma costituiscono una forza e un corpo che può dare un grande contributo all'innovazione di questo paese. Quando noi parliamo di messa in sicurezza degli edifici o parliamo di risparmio energetico, dietro ci sono dei professionisti, degli ingegneri, dei geometri, dei geologi, quando parliamo di sicurezza dell'ambiente, quando parliamo di sviluppo della filiera turistica, dietro ci sono dei professionisti. Quando parliamo di integrazione fra diverse culture, con gli immigrati in materia di società multietnica, dietro c'è il lavoro degli assistenti sociali, degli psicologi, dei medici, delle ostetriche, c'è sempre un contributo dei professionisti. In questo momento la informatizzazione della pubblica amministrazione ha potuto prendere avvio grazie all'opera volontaria dei professionisti che hanno messo a disposizione i loro hardware, i loro software, la loro attività per far funzionare e far partire la informatizzazione. Oggi, se il processo telematico è potuto partire grazie all'opera degli avvocati e non solo involontariamente si sono prestati a dare un contributo, ma che addirittura tramite i loro ordini hanno tutti i fori più importanti, fornito personale a proprie spese che provvedesse all'inserimento nei registri informatici di tutto il pregresso, di tutto il pendente presso i tribunali. Se la modernizzazione del sistema sanitario può andare in porto, è anche grazie per esempio all'operato dei medici, del personale sanitario, che da una visione di sanità fondata sulla ospedalizzazione sta passando invece a una concezione diversa di day hospital o di assistenza domiciliare. Perché scegliere allora oggi una libera professione? Non certo più per i redditi alti o per lo status di prestigio che si è avuto fino al secolo scorso, ma perché la libera professione storicamente e ancora oggi consente una integrazione fra altruismo ed egoismo, fra interesse pubblico e interesse privato, fra idealismo e pragmatismo. Chi sceglie una libera professione non lo fa solo per guadagnare di più o perché ottiene uno status particolare, ma anche perché la libera professione consente di coniugare l'interesse pubblico, la tutela di una situazione protetta costituzionalmente, come può essere la difesa, il diritto alla salute, il diritto alla sicurezza degli edifici, e quindi un interesse, diciamo, a contribuire al benessere di questo paese, allo sviluppo di questo paese, coniugando le esigenze pubbliche con quelle private del singolo professionista. Il mio intervento verte sulla nostra esperienza di alternanza scuola-lavoro che già conduciamo dal 2011 con i nostri alunni e quindi ho portato una sintesi dei lavori effettuati dai ragazzi non solo in Sicilia ma anche nel resto d'Italia. Quindi noi abbiamo dato un input particolare alla nuova normativa che nasce addirittura nel 2003, ma che poi si specializza negli anni a seguire. Quindi abbiamo voluto dare l'opportunità ai ragazzi dalla terza classe di scuola superiore in poi di mandarli presso delle ditte o degli istituti professionali o degli studi professionali per cominciare a capire come si svolge un'attività lavorativa sulla scelta di indirizzo che loro avevano fatto. Sì, dunque il programma Erasmus Plus è un programma comunitario che si è avviato nel 2014 e proseguirà fino al 2020. In realtà fa un po' tesoro di quelle che sono state le esperienze, le buone prassi che abbiamo già sperimentato con il programma precedente, il Lifelong Learning Program. L'ISFOL è stato gestore del programma Leonardo da Vinci e con questo programma, che è conosciuto soprattutto dalle scuole, perché ha consentito di inviare e di ricevere degli studenti e di fare esperienze di mobilità all'estero di studenti. Durante questo programma sono stati finanziati diversi tirocini che hanno consentito agli studenti di fare un'esperienza all'estero, l'esperienza che aiuta non solo a professionalizzarsi e quindi ad acquisire nuove competenze specifiche professionali, ma
anche ad acquisire quelle che sono le cosiddette competenze trasversali, che sono molto apprezzate sul mercato del lavoro, e quindi anche la capacità di apprendere, la capacità di risolvere facilmente i problemi, la capacità, la responsabilità, l'autonomia, che sono tutte competenze che non si apprendono da nessuna parte, che la scuola ovviamente non insegna, ma che invece attraverso un'esperienza di lavoro e di studio all'estero è possibile acquisire. E non a caso poi i ragazzi che hanno fatto questo tipo di esperienze poi hanno avuto più probabilità appunto di trovare lavoro sul mercato. L'altra grande azione che è stata finanziata appunto con il programma Leonardo da Vinci, che continuerà appunto nella prossima programmazione che noi abbiamo finanziato, appunto sono i progetti di trasferimento di innovazione, e che adesso si chiamano in maniera un po' diversa appunto partenariati strategici, hanno consentito lo scambio di buone prassi su un tema importante, cioè la costruzione di partenariati tra scuola, mondo della formazione professionale e mondo del lavoro. Noi facciamo, come Italia, siamo molto bravi a formare gli studenti, siamo anche molto bravi a dargli una serie di appunto tra virgolette nozioni o comunque informazioni importanti, ma non siamo molto bravi a stabilire dei ponti con il mercato del lavoro, con il mondo del lavoro. Queste azioni che noi abbiamo finanziato e che continueranno e sono importantissime, perché costruiscono quel ponte appunto che va a colmare un gap informativo tra quello che le imprese da una parte chiedono e quello che la scuola dall'altra riesce a fornire. Quindi creare delle sinergie, creare dei momenti appunto di confronto e di scambio consente all'uno all'altro di esprimere meglio i fabbisogni e di rispondere meglio a queste esigenze. Sì, oggi qui al forum Scuola, Lavoro e Futuro ho cercato di dire ai ragazzi quanto la loro capacità, la loro mente fertile possa essere messa a frutto nella creazione di nuove soluzioni che possano fare tesoro delle nuove tecnologie di cui disponiamo. Come li ha visti i ragazzi interessati? Ho visto intanto i ragazzi interessati, poi il fatto che la loro presenza numerosa si sia mantenuta costante durante tutto l'incontro, che è durato più di 2 ore, devo dire che è stato molto incoraggiante. Io spero che i nostri interventi, gli interventi del relatore di oggi, siano stati un semino caduto in un terreno, appunto, come dicevo poco fa, fertile, che possa dare i suoi frutti al più presto. Grazie. Beh, è stato sicuramente un momento molto importante per questo territorio, perché per la prima volta ci si è seduti in un contesto scolastico, quindi all'interno delle mura di uno degli istituti superiori di Termini Imerese, e si è ragionato su quello che possono essere i percorsi di trasferimento dalla scuola, quindi le passerelle dalla scuola verso il mondo del lavoro e le professioni. È ovvio che in un momento di profonda trasformazione del mercato del lavoro, proprio oggi è previsto il Consiglio dei Ministri che trasformerà alcune tipologie contrattuali, andiamo a costruire un mercato del lavoro più flessibile probabilmente, ma anche più tutelato da altri punti di vista. Per quanto riguarda le professioni di domani, sicuramente il dibattito odierno ha fatto emergere la capacità che devono avere i giovani di essere pronti a adattare la loro competenza specifica a quelle che possono essere invece le competenze informali e non formali richieste nell'ambito lavorativo. Questo è emerso molto chiaramente, quindi un sapere che nasce dentro la scuola come specifico della loro professionalizzazione futura, ma che deve essere capace invece di adattarsi ai diversi contesti lavorativi. Questo è molto importante come messaggio. Inoltre, l'ultima cosa che mi sembra importante sottolineare, l'importanza dei piani per l'occupazione giovanile, che devono essere studiati a livello locale e nazionale in sinergia, affinché per i giovani ci possano essere possibilità di mobilità professionale e territoriale per approfondire sempre più le loro specializzazioni. Dottoressa, come ha visto i ragazzi
di oggi questi del liceo? Interessati? Li ho visti molto interessati, fra l'altro io vi raccomando di andare a vedere quelli che sono gli articoli che i ragazzi stanno scrivendo in questo momento, perché c'è un laboratorio giornalistico organizzato dal Formez in contemporanea e i ragazzi stanno producendo degli articoli su questo evento che saranno lanciati sia nelle TV locali, sia nella stampa locale, sia sul sito di Mara Sviluppo, l'agenzia locale di sviluppo. Quindi è importante anche questo, perché si sono loro stessi fatti, come dire, promotori di quello che è l'evento all'interno delle loro scuole.